tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo Get Ready With Me. Per chi non lo sapesse, una volta al mese io vi mostro la mia amabilissima faccia struccata, che davvero il mese scorso pensavo avesse dato il meglio di sé, ma in realtà secondo me ad agosto vince. Insomma, vi faccio assistere all'incredibile trasformazione che avviene nel momento in cui io metto svariate polveri e creme colorate qui sopra per ottenere un aspetto decente. Sostanzialmente un video mi preparo con voi. Durante gli ultimi due Get Ready With Me ho risposto alle domande che mi avete fatto su Instagram. A questo giro invece volevo approfittare di questo video per parlarvi del fatto che mi trasferisco. Molto gradatamente, in realtà mi trasferisco questa settimana, sto girando il video lunedì, se tutto va bene uscirà domani, io sabato me ne vado dalla Puglia. Sono in ansia, sono terrorizzata, sono stressata, sono al primo giorno di ciclo e questo è il motivo per cui abbiamo tutto questo. È il giorno peggiore, cioè il periodo peggiore molto probabilmente per girare un video, ma io lo faccio lo stesso. PS, quanto è bello quando finalmente la tua pelle collabora, nel senso tu passi le tue giornate a dire oh mio Dio, voglio allontanarmi completamente dall'umanità, voglio che nessuno si avvicini a me, tipo gargoyle, e la tua pelle dice tranquilla, ci penso io a finire in condizioni tali per cui nessuno vorrà avvicinarsi a più di 50 km da te. Direi di cominciare. Io mi leggo i capelli con il mio fidato Invisi Bobble. Le premesse di questi video sono sempre le stesse, ovvero tutti i video e tutti i prodotti che vedrete apparire qui o dei quali vi parlerò qui li troverete linkati nell'info box. Il trucco che facciamo oggi sarà piuttosto semplice e veloce, sia perché uno, sono al primo giorno di ciclo e dunque cioè veramente vorrei solo ritirarmi in una caverna preistorica e morire tra atroci sofferenze, però senza che nessuno possa sentirmi gridare. Questo sarebbe l'apice della mia esistenza oggi. Due, perché il mio unico programma per oggi in realtà è andare a prendere un caffè con un amico e girare, se riesco, se veramente il mal di schiena un attimino si calma, un altro video. Non ha senso che mi metta a fare cose mega complicate. Tanto invidio quelle youtuber che hanno i filtri davanti alla videocamera, per cui la loro pelle sembra sempre perfetta e non hanno necessità di mostrare al mondo tutto questo. Partiamo come sempre dalla base, vado ad applicare per prima cosa il primer occhi di Kiko con le dita e sempre con le dita metto il primer viso di Ole Eriksen, questo qui è il Banana Bright Face Primer. Devo dire che visti quelli che sono i miei impegni oggi non lo metterei, nel senso non metterei proprio nessun primer, però visto che la mia pelle è proprio in condizioni atroci, anche perché ho due occhiaie viola allucinanti, anche le palpebre sono viola, insomma. Avere un primer illuminante, leggermente giallino, che fa un po' di color correcting in linea generale, mi serve anche se non devo fare niente di che. Dunque lo uso, entrambi i prodotti li metto con le dita. Dopodiché applico il Double Wear di Estée Lauder, voi vedete sempre lo stesso fondotinta, ma in realtà è nuovo. E questo qui mi è arrivato l'altra settimana, perché quello che avevo l'ho finito. E lui è nella colorazione 1N1. Ivory Nude. In tutti gli altri Get Ready With Me avete sempre visto l'1N2, mi sono sbagliata e sul Look Fantastic ho comprato l'1N1, me lo faccio andare bene comunque. Mai ordinare online in fase di preciclo, mai, signorine. Se dovete ricavare anche solo un consiglio, uno, da tutto il mio canale, da tutti i miei video, non ordinate niente online in fase di preciclo. Come correttore invece andiamo ad utilizzare il Becca Aqua Luminous Perfecting Concealer nella colorazione Porcelain. Per mettere questi due prodotti utilizzo il Real Techniques, come si chiama? Expert Face Brush, che è già leggermente sporco, ma facciamo finta di niente. E per concludere la base utilizzo come cipria la Matte Fusion Press Powder di Kiko nella colorazione 01, che grazie a Dio ci sta per abbandonare. Guardate che panna abbiamo qui, grazie a Dio ci sta per abbandonare, e la stendo con il pennello da cipria di EcoTools. E se vi ho detto che sì, che tutti i prodotti che nominerò oggi li troverete linkati nell'info box, non vi ho detto che li troverete anche linkati ad Amazon, o loro o le loro alternative. Io sono un'affiliata Amazon, dunque comprando attraverso i miei link ha aiutato un sacco il canale a crescere. Il primer ha migliorato la situazione? No. Credo che per le condizioni in cui sono nemmeno Gundam riuscirebbe a migliorare la situazione. Partiamo parlando di quello che effettivamente è l'argomento vero e proprio del video, ovvero il fatto che io a fine settimana mi trasferisco. Per chi non lo sapesse, è stato argomento di una newsletter settimanale, anche qui il link per iscriversi lo trovate sempre nell'info box, ve ne ho parlato su Instagram svariate volte. Mi trasferisco a Latina per 4 mesi. Latina, nel Lazio, io ho vissuto per 8 anni
a Bologna, poi me ne sono andata a fine ottobre, ho vissuto per 10 mesi qui in Puglia, in provincia di Lecce. Questo è il mio tipo terzo trasferimento, perché poi quando sono scesa giù in Puglia sono andata a vivere a Lecce per 3 mesi e poi sono tornata effettivamente ad Arnesano. Quindi questo è il mio terzo trasferimento, anche abbastanza importante in 10 mesi. Sono già esausta e fino ad ora ho riempito solo una valigia. Partiamo col dare le risposte principali, perché poi io non sono una a cui piace fare troppo teasing. Mi sto trasferendo a Latina per il momento solo per 4 mesi, e comunque per lavoro. Non vi posso ancora dire che lavoro andrò a fare, perché mi è stato gentilmente chiesto dai miei datori di lavoro di non farlo. Ancora, e chi sono io per non rispettare un qualcosa che mi viene chiesto da un datore di lavoro? Però comunque posso dire che mi sto trasferendo lì per andare avanti con la mia carriera. Sarà una nuova opportunità di lavoro. Non sto lasciando il mio vecchio lavoro, perché mi piace tantissimo e mi ci trovo molto bene. Ho semplicemente in questi mesi, da quando ho saputo di questa nuova opportunità lavorativa, ho trovato una soluzione per poter mantenere entrambi i lavori. Ho cambiato idea sullo stendere il correttore con lo stesso pennello del fondotinta, dunque sono andata a recuperare un pennello da correttore generico, tipo di quelli di AliExpress slash Amazon. Per tornare a noi, questo trasferimento è arrivato come un fulmine a ciel sereno, nel senso un'opportunità lavorativa che si è presentata e si è concretizzata nell'arco di letteralmente una settimana, forse anche meno. È stata veramente una cosa allucinante che mi ha accolta completamente impreparata. Io comunque sono entusiasta della cosa, intendiamoci, perché nessuno mi ha costretto ad accettare e non l'avrei fatto se non fossi entusiasta all'idea di cominciare una nuova avventura lavorativa, però davvero è successo dall'oggi al domani. E proprio perché è successo dall'oggi al domani mi ha scombinato un bel po' di piani. Tra i miei piani c'era quello di adottare un nuovo cagnolino, e tantissimi di voi l'avevano intuito nel Get Ready With Me del mese scorso. Tra l'altro, cioè, caspita, siete dei detective. Cioè, io come spettatrice di un altro YouTuber non l'avrei mai, mai, mai e poi mai capito. Quindi chapeau a voi, dobbiamo aprire un'agenzia investigativa, cioè lo pretendo, ma veramente sono rimasta colpita dal fatto che così tanti di voi, prendendo le mie frasi sconnesse all'interno di quel Get Ready With Me, avessero capito che io stessi andando in canile. Però ovviamente questa è un'opportunità che io ho dovuto abbandonare, alla quale alla fine ho dovuto dire di no, però non voglio andare a fondo all'interno di questo video, perché voglio dedicare un intero video separato al perché io stavo adottando un cane, al come ho quasi adottato un cane. Uno, perché non mi va di piangere. All'interno di Get Ready With Me, cioè, mi sto truccando, non credo che sia il caso. E poi perché ancora non mi sento pronta. Quella è una ferita bella aperta per il momento. Però questo è uno dei piani che il mio trasferimento a Latina ha scombinato. Per continuare il trucco vado a settare la palpebra con White Chocolate della Chocolate Bar di Too Faced. E anche qui, cioè, guardate che progresso abbiamo fatto su questo ombretto. Mi sembra una roba veramente allucinante. Non vedo l'ora di finirlo. Dopodiché andiamo a mettere il bronzer, che è lui, la mini ULA di Benefit, e anche lei si sta consumando abbastanza in fretta, però questa cosa mi preoccupa, perché per il bronzer spenderò dei soldi, nel senso lo dovrò rimpiazzare e mi conosco e vorrò un bronzer costoso. L'ombretto color panna lo stendiamo con un pennello da ombretto di EcoTools, mentre per il bronzer utilizzo il blush brush di Real Techniques. Andiamo a mettere l'illuminante, che è questo ombretto qui, anche lui mezzo andato, di Urban Decay, che faceva parte della Naked 2. E al momento si trova in una palettina di Nabla che ho costruito durante il mio decluttering della collezione di make-up. E noi lo stendiamo con il mio nuovo. Dove sei finito? Eccolo qua, nuovo pennello delluminante della vita, che è il numero 134 Lux Powder Fusion di Zoeva. Veramente non ho mai, mai, mai trovato, visto, usato un pennello delluminante migliore in tutta la mia esistenza. Un'altra cosa che stava succedendo prima di scoprire che io mi dovessi trasferire a Latina: stavo cominciando a guardare le case, e in questi mesi io ho sempre guardato case a Bologna. Era mia ferma intenzione, ve l'ho sempre detto, quella di tornare a Bologna, perché alla fine ci sono stata per 8 anni, tutti i miei amici sono lì, io la sento come casa mia. Poi che cosa è successo? È successo che io ho cominciato a essere felice qui. E dopo 10 mesi in Puglia, dopo essermi fatte i miei amici, i miei giri, dopo aver ritrovato le mie abitudini, io ho cominciato ad essere felice qui. E a luglio, dopo essere tornata l'ultima volta da un viaggio
a Bologna ho cominciato a guardare le case in Puglia. Senza dirlo a nessuno, questa era una cosa che non sapeva nessuno fino ad ora. Insomma, una parte di me stava cominciando a pensare di voler rimanere qui, non voler andare più via, perché sai, poi quando trovi la tua stabilità, quando trovi non necessariamente la felicità intesa come felicità in senso assoluto, ma la tua idea di felicità, dovertene staccare di nuovo è difficile. E io credo sia per questo che non sto apparendo troppo felice all'idea di questo trasferimento. Io vi giuro che lo sono, nel senso, appunto, nessuno mi ha costretta, io avrei potuto dire di no in qualunque momento. Se sto iniziando questa nuova avventura è perché lo voglio, è perché voglio una nuova sfida a livello lavorativo, perché voglio conoscere nuove persone, perché voglio nuove avventure. A me piace mettermi alla prova, e specialmente nell'ultimo anno sono diventata una persona che ci tiene tanto a conoscere i propri limiti, e finché non ti spingi fuori dalla tua comfort zone, i tuoi limiti non li conoscerai mai. Cioè, anche questo, nel senso, rimanere adesso giù, adesso che avevo trovato la mia stabilità, adesso che stavo bene e tutto il resto, era anche un rimanere nella mia bolla. Ok, mi è stato fatto molto del male, ok, sono stata molto male, sto qui, so che sto bene, so che sto con persone che mi proteggono, non ne esco mai più. Ecco, nemmeno questo andava bene. Insomma, non so, sono un po' dolce, cioè, a parte questo video non sta avendo senso, ma sono al primo giorno di ciclo, capirete. È un trasferimento un po' dolce amaro, e la cosa assurda, ma veramente assurda, sulla quale riflettevo in questi giorni, è che io 10 mesi fa riempivo gli scatoloni con i miei libri, i miei vestiti, le mie cose, e pensavo, oddio, non me ne voglio andare, ma devo farlo. Era questa la frase che mi ripetevo costantemente in testa: non me ne voglio andare, ma devo farlo. Sono passati 10 mesi e mentre riempio la valigia mi sto dicendo la stessa cosa: oddio, non me ne voglio andare, ma devo farlo. Devo farlo perché voglio crescere lavorativamente, perché voglio nuove sfide, e sinceramente me ne voglio andare anche perché so che posso sempre tornare se succede qualcosa. Cioè, questa non è una situazione come Bologna. Bologna me ne dovevo andare per una serie infinita di ragioni, e per una serie infinita di ragioni sapevo che mi sarebbe stato quasi impossibile tornare. Ed è vero, anche mentre guardavo le case da comprare, da affittare a Bologna, mi rendevo conto che sarebbe stato veramente molto molto difficile a livello emotivo, strategico, economico, insomma un milione di cose, tornare. Mentre qui, ok, me ne vado con il cuore in gola, me ne vado lasciandomi dietro la mia faccia, ma veramente me ne vado lasciandomi dietro questo sentimento dolce amaro, però dentro di me almeno so che qui posso, potrò sempre tornare. E almeno lo sto prendendo con uno spirito molto più leggero, e sto già tentando di convincere tutti i miei amici a venirmi a trovare, vedremo come andrà. Prendo la Naked Basics di Urban Decay, anche lei, mamma mia, siamo arrivati veramente al limite. Utilizzo Naked 2 per fare il contouring alle labbra e Faint invece per riempire le sopracciglia. Per farlo utilizzo un pennellino angolato e un pennello uguale a quello che ho utilizzato per il correttore, entrambi cinesi / Amazon. Ho fatto le sopracciglia e il contouring alle labbra off camera, perché mi diverte sempre lasciarvi che sembro una persona normale e tornare da voi che sembro un cavernicolo con queste sopracciglia. Non so, è una cosa che mi fa ridere, quindi mi piace farlo. Per settarle utilizzo il gel trasparente, che trasparente non è più, di The Body Shop, mentre per quanto riguarda gli occhi, appunto, facciamo la roba più semplice del mondo, la più semplice che esiste. Vado a prendere la mia Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills e vado ad utilizzare un solo colore in realtà, che è Warm Top, che è questo top che sinceramente di warm ha pochissimo e c'entra molto poco con tutto quello, ecco, vedo se riesco a far vedere bene la palette, con tutto quello che è il vibe della palette, ma ultimamente lo sto usando tanto, appunto perché metto lui tutta la palpebra, sfumo facendo letteralmente così e vado a casa. Poi nella palpebra, nella rima, scusatevi, interna superiore, vado a mettere Cypress Amber per dare un po' più di spessore, finto spessore più che altro alle ciglia. Tornando al nostro discorso e volervi dire magari qualcosa di interessante, io a Latina non ci sono mai stata, o meglio non c'ero mai stata fino a qualche giorno fa. Sono salita 2 giorni perché dovevo prendere
una stanza, giustamente, organizzare un trasloco in così poco tempo in una città che non si conosce, dove non si hanno agganci, vi assicuro che è una delle cose più terribili che possono succedere. Ecco perché sono sparita dal canale, non ho fatto tanti post su Instagram, cioè mi sono data un po' alla macchia, ma perché avevo letteralmente cose da fare, cose da aggiustare, cose da decidere, insomma è stato un periodo veramente allucinante in questo senso e il fatto di non essere mai stata a Latina un pochettino mi preoccupava. Adesso ci sono stata, ho cominciato più che altro, non mi sono ambientata, ho cominciato ad ambientarmi, ho trovato una camera, l'ho bloccata, devo capire bene come muovermi. Per fortuna sono vicino all'ufficio con la nuova camera, quindi mi trovo benissimo, posso tranquillamente andare a piedi più o meno ovunque perché abiterò proprio nel centro di Latina. Però una cosa che mi sconvolge, non che mi sconvolge perché è una cosa che ho già fatto in vita mia, una cosa che mi fa un po' sorridere è il fatto che io fondamentalmente mi sto trasferendo PS per stendere gli ombretti, sto utilizzando un pennello a lingua di gatto di Essence, mentre per sfumare utilizzo un pennello da sfumatura di Zoeva, che è il numero 228, il Luxe Crease. Vi stavo dicendo, una cosa che mi fa sorridere è che io in realtà mi trasferisco a Latina senza conoscere nessuno. Nessuno. Cioè, per carità, conosco il mio capo, ho conosciuto il mio capo, ho già conosciuto uno dei miei coinquilini. Però letteralmente io non ho amici a Latina e questa cosa mi ha fatto sorridere perché io quando avevo 19 anni e mi sono trasferita all'università dal mio paesino a Bologna, io sono partita senza conoscere nessuno, nessuno ed era una cosa che mi faceva impazzire. Metto un po' di warm top sul pennello da sfumatura perché non ho settato bene la palpebra e dunque l'ombretto non si sta sfumando benissimo, ma il problema non è dell'ombretto, il problema è del primer di Kiko che veramente se non lo setti super bene ti fa appiccicare tutto rendendo molto molto difficile la sfumatura, quindi non è colpa dell'ombretto, questo lo so, sono stata pigra io nel settare. Vi dicevo, quando io sono partita appunto a 19 anni per l'università non conoscevo nessuno e la cosa mi faceva stare benissimo, mi ha fatto sentire libera da morire, non vedevo l'ora di arrivare in un posto in cui non conoscevo nessuno e ricostruire me stessa, la mia personalità, per essere guardata una persona nuova che somigliava di più alla Valeria che sentivo di essere e meno alla Valeria che tutti conoscevano. Non so se anche voi sentite spesso e volentieri una frattura tra chi siete e chi gli altri conoscono in qualche modo, e poi è difficile tornare indietro. Rispetto alla persona che gli altri conoscono, mentre ovviamente arrivare in un posto nuovo dove nessuno ha idea di chi tu sia ti permette di essere chi vuoi, essere chi sei davvero, mostrare nuovi lati del tuo carattere che magari per una ragione o per l'altra non mostri a chi già ti conosce. Con quella cosa prendo il pennello a sfumatura sporco e lo passo sotto l'occhio. Quella cosa a 19 anni mi aveva reso incredibilmente felice. Oggi, a 8 anni di distanza, arrivare in un posto e non conoscere assolutamente nessuno mi terrorizza, ma vedi te come cambia la vita? Perché mi rendo conto che più si diventa grandi, adulti, più si ha difficoltà a fare amicizia, a creare più che altro delle vere connessioni con le persone. Io mi ritengo una persona abbastanza espansiva, aperta, cioè io dove vado vado mi faccio amici. E sono arrivata qui 10 mesi fa che avevo un'amica, me ne vado qui che lascio veramente una marea di persone alle quali mancherò, che è una cosa che mi rende veramente felicissima perché so comunque mi aspetteranno, poi tornerò a trovarli, eccetera, eccetera. Però nel senso, io non sono nemmeno il tipo di persona, sapete, introversa, che fa fatica, che non parla con nessuno. Io sono tutto il contrario di quello. Eppure, non so, mi sento spaventata all'idea di non riuscire a creare dei veri legami ormai, perché sai, no? Più cresci, più uno si è già fatto la sua cerchia, magari gli amici dell'università, magari gli amici del lavoro, e si ha sempre meno voglia di includere persone nuove, ma non perché si è cattivi o per altro, ma perché semplicemente il tempo per gli altri diminuisce man mano che si va avanti con la propria esistenza, magari sia una famiglia, il lavoro e tutto il resto, e dunque si tende a creare spazio, degli slot proprio temporali per persone che fanno già parte della nostra vita e si tende a lasciare fuori tutto il resto. Questo mi preoccupa, ho paura di non trovare nessuno che crei dello spazio per me, che crei dello spazio per una persona nuova, però
questo non mi impedirà di provarci alla stragrande a farmi dei nuovi amici. La cosa buona però è che ho degli amici a Roma, tra cui anche il mio migliore amico, e la Tina è a tipo 25 minuti di treno da Roma, quindi mal che vada, il weekend io posso sempre buttarmi su un treno e andare da lui e andare da loro. Momento mascara, come sempre lo faccio off camera perché non voglio disturbare nessuno con la visione di me che mi piego le ciglia. Il mio piegaciglia d'ordinanza è quello di Mulac, mentre il mio mascara d'ordinanza è il Monsieur Big Waterproof di Lancôme. Arrivo subito con delle ciglia al loro posto. Come sempre ci tengo a farvi vedere che differenza allucinante facciano un piegaciglia e questo mascara in particolare, che è davvero il mio preferito di sempre, sulle mie ciglia. Cioè, qui non ho ancora niente, qui ho il mascara, c'è sempre letteralmente un'altra persona. È una cosa allucinante. Ora concludiamo con le labbra, visto che voglio mantenere un look molto sobrio, elegante. Comunque è assurdo quanto sia sofisticato questo ombretto. Cioè, Warm Top di Anastasia Beverly Hills è probabilmente l'ombretto più sofisticato che io posseggo, è veramente elegantissimo. E lo metto proprio quando voglio un look classico, d'altri tempi, che sia d'effetto però... distrutto qualcosa, però dicevamo che si faccia in qualche modo notare. Volendo rimanere su questo vibe, sulle labbra metto solo Ballerina di Neve Cosmetics, che è la mia matita nude di sempre, che ho quasi finito. Per finire il discorso vi volevo dire che io in realtà non so che piega prenderà il canale ora che andrò a Latina. Saranno 4 mesi interessanti, io parto praticamente senza libri, dunque nei video di libri che farò molto probabilmente non vi potrò mostrare l'oggetto libro, ma dovrò mettermi una foto da qualche parte. Lo stesso varrà per un sacco di altre cose. Il trasloco è difficoltoso. E Latina è una città che è un po' difficile da raggiungere da qui, perché bisogna passare da Roma, il che significa cambi, il che significa insomma un sacco di robe nel mezzo. Voglio portarmi lo stretto indispensabile adesso e poi magari quando scenderò tra un mesetto per un weekend porterò su un altro po' di cose. Devo essere razionale e non devo pensare alla Valeria YouTuber, nel senso, non devo pensare ai video che voglio fare, devo pensare alle cose che effettivamente mi possono essere davvero davvero utili e alle quali non posso rinunciare. I video si dovranno adattare a questa nuova fase della mia vita, per forza di cose, perché davvero non posso fare altro. Bene, il trucco è completo. Devo dire che una differenza rispetto a prima, cioè, effettivamente, cioè, non faccio schifo come 25 minuti fa, però devo ammettere che secondo me la grande forza di questo trucco, nel senso il mio cambiamento facciale, deriva principalmente dalla potenza dell'ombretto e del mascara, perché vedo che tutto si sposta verso lo sguardo, cioè proprio il punto focale della cosa, e ne sono felicissima. Devo assolutamente cominciare ad utilizzare di più Warm Top, anche se non sto portando con me la Mode Renaissance di Anastasia Beverly Hills a Latina, almeno non per il momento. Magari fatemi sapere nei commenti, perché avevo intenzione di fare un video sul make-up che ho deciso di portare con me, visto che io scenderò abbastanza spesso qui, o comunque mi muoverò abbastanza spesso, volevo portare con me lo stretto necessario e magari tra un mese farò un cambio, nel senso riportare giù i trucchi che porto su e riportare sugli altri, per non avere 10.000 cose con me. Fatemi sapere se può essere di qualche interesse. Il profumo che vado a mettere oggi è un campioncino, ed è un campioncino del Sì di Armani nella sua versione Eau de Parfum. Ho deciso di mettere lui perché sono veramente agli sgoccioli con questo profumo. È il profumo che ho portato a Latina con me nei 2 giorni che sono stata lì per non portarmi il bottiglione, e devo dire che non mi piace per niente, quindi lo sto mettendo per consumarlo. A me in realtà piace tanto la pubblicità e mi piace la testimonial, io sono una grande fan di Cate Blanchett e per questo questa linea mi ha sempre intrigata, però non sa per niente di Valeria, per niente, non si può fare. E perdonatemi tra l'altro se avete sentito strana la mia voce, strano il mio naso, ma ho una specie di broncopolmonite dovuta al fatto che a San Lorenzo sono stata beccata da degli irrigatori e sono rimasta con il vestito completamente zuppo fino alle 6 del mattino. E Tori, io vi mando un bacio, vi ringrazio per avermi fatto compagnia e per aver sopportato i miei deliri, perché mi rendo conto che di deliri si è trattato. Ricordatevi di controllare l'info box perché è sempre pieno zeppo di informazioni utili, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e magari lasciatemi un pollice in su perché aiuta tantissimo i miei video a girare sulla piattaforma. Noi ci vediamo giovedì, se non ricordo male, sì, ci vediamo giovedì.